Benvenuti ai consueti appuntamenti con l'informazione di Televomero. La Procura di Napoli accende i riflettori sul pozzo geotermico di Agnano. Siamo in collegamento con la dottoressa Francesca Bianco, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Salve, grazie direttrice per aver accettato il nostro invito. Salve. Buongiorno. Veramente le siamo grati perché la situazione di Agnano crea e desta preoccupazione nei residenti, nei cittadini e c'è bisogno di fare chiarezza. Noi sappiamo che sono state eseguite delle trivellazioni, c'è stato lo stop da parte del sindaco Figliolia, adesso la procura ha aperto anche un'inchiesta per capire quali danni sono stati prodotti soprattutto dalla fuoriuscita di gas da un pozzo. Lei ci può spiegare chiaramente più nel dettaglio cosa è accaduto, cosa può accadere? Sì, allora nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato con una delle misure per l'utilizzo dei progetti europei da parte della Regione Campania, progetto che si chiama GeoGrid, è stata effettuata una perforazione in un'area di Agnano, a qualche diciamo abbastanza vicina sia alla zona fumarolica della Solfatara sia a quella di Pisciarelli. Questa perforazione, per motivi che io non conosco perché non sono in possesso di documenti alcuni che riguardino questa attività di perforazione, in quanto il mio istituto, che pure partecipa a questo progetto di ricerca, non è coinvolto, a detta dei colleghi che partecipano a questo progetto, non è coinvolto in questa attività di perforazione. Quindi io elementi tecnici sulla perforazione naturalmente non li conosco, però conosco gli esiti di questa perforazione che appunto ha generato la fuoriuscita di questa fumarola che stiamo vedendo in questo momento, una fumarola che prima nell'area non c'era, e quindi già il solo fatto che adesso in quell'area insista una fumarola che ha un'altezza di diverse decine di metri rappresenta un'anomalia. Come Osservatorio Vesuviano, sezione nazionale, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ci siamo subito premurati di definire le caratteristiche vulcanologiche della fumarola che veniva emessa, perché questo è il nostro mestiere, noi siamo vulcanologi e studiamo la dinamica e l'evoluzione eventualmente dinamica del sistema vulcanico dei Campi Flegrei. Questo è il nostro lavoro in qualche modo, e questo è anche quello che ci viene richiesto nell'ambito della convenzione che abbiamo col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Infatti, quindi, dottoressa, questa situazione è diventata un caso nazionale, insomma, cioè, praticamente c'è massima attenzione anche a livello di studio, insomma, scientifico, della comunità scientifica, per capirne di più. La Protezione Civile è informata, la Protezione Civile Nazionale è informata di questo problema, quindi sì, è una cosa che diciamo è un'informazione che ha valicato gli stretti confini cittadini e regionali, assolutamente. E abbiamo effettuato finora due accessi nell'area del cantiere del progetto GeoGrid. Il primo lo abbiamo effettuato a giugno, il 13 giugno se non ricordo male, il secondo lo abbiamo effettuato agli inizi del mese di luglio, il terzo lo stiamo effettuando in questo momento mentre io e lei parliamo. La nostra attività è focalizzata appunto a studiare le caratteristiche vulcanologiche, attenzione, di questa fumarola, esplicito vulcanologiche, perché quelle che invece le caratteristiche che riguardano invece eventuali impatti ambientali non sono nelle nostre prerogative, ma sono prerogative di studio dell'ARPAC, dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale e così via, della Regione Campania. Quindi da questi accessi, da queste misure che abbiamo fatto, è venuta fuori una cosa per noi vulcanologicamente molto interessante, cioè che
La fumarola che è stata generata dall'attività di perforazione ha le stesse medesime caratteristiche geochimiche delle fumarole presenti nell'area, in particolare delle fumarole di Bocca Grande e Bocca Nuova che sono presenti in Solfatara e della fumarola di Pisciarelli, che distano alcune centinaia di metri dall'area in cui è stata effettuata la perforazione. Posso Un'altra chiederle, dottoressa, caratteristica. mi perdoni, posso chiedere una cosa? Quali sono poi i gas che fuoriescono? Possono essere nocivi alla salute? Allora, per lo più si tratta di vapore acqueo con CO2 e con anche una piccola percentuale di H2S. Allora, questi due gas in particolare, la CO2 e l'H2S, ovviamente, se inalati per molto tempo possono essere nocivi, però attenzione, la fumarola tende ovviamente a disperdersi nell'aria verso l'alto e questo diminuisce molto la concentrazione di questi gas nocivi. Quindi diciamo che a una debita distanza dalla fumarola e tenendo presente che la fumarola comunque emette verso l'alto le sue caratteristiche, che comunque la predominanza della fumarola è costituita da vapore acqueo, da H2O, ecco, in considerazione di tutte queste cose, diciamo che per quello che concerne il nostro approccio vulcanologico non ci sono pericoli imminenti rispetto a queste attività, ma relativamente all'impatto che possono avere sull'uomo, sicuramente lasciamo la parola all'ARPAC, che sono molto più titolati di noi. Per quello che riguarda noi, insomma, ovviamente l'approccio è completamente diverso, è di tipo vulcanologico. Infatti, ci tenevo a dire anche un'altra cosa, che comunque la quantità di flusso di CO2 che viene emesso da questa fumarola è comunque molto inferiore al flusso medio emesso al giorno dall'area fumarolica dei Campi Flegrei nel suo complesso. Do dei numeri così ci rendiamo conto. Sì, le volevo Il chiedere flusso un'altra di CO2. cosa per tranquillizzare i telespettatori e chi ci segue, perché c'è stato un allarme generalizzato legittimamente su questa situazione. La Solfatara già fa paura di suo, sappiamo insomma che è una zona ad alto rischio e quindi chiaramente parliamo di uno dei vulcani più pericolosi al mondo. Le chiedo una cosa, questi pozzi da cui fuoriesce questo gas devono essere richiusi secondo la maggior parte degli esperti? Io le chiedo, questo non potrebbe generare in qualche modo un ulteriore rischio per la pressione che si crea all'interno dopo la chiusura? Allora, questi pozzi, abbiamo dato anche noi un suggerimento che si debba procedere a quella che chiamiamo una chiusura mineraria, che vuol dire non semplicemente una chiusura banale. Una chiusura mineraria è qualcosa che si fa, che viene fatta da esperti del settore, da persone che fanno questo di mestiere e che sanno bene come fare, sono in grado di definire qual è il tipo di calcestruzzo che deve essere utilizzato per la chiusura, perché la scelta del calcestruzzo è cruciale per definire una chiusura che poi possa essere permanente e non generare ulteriori problemi, come lei mi sta chiedendo. Quindi, se ci si affida ad esperti, noi siamo ragionevolmente certi che non ci saranno problemi derivanti dalla chiusura del pozzo. Questo che lei ci dice è molto tranquillizzante. La situazione in generale della Solfatara viene monitorata insieme naturalmente all'altro grande vulcano, il Vesuvio, H24, costantemente dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La situazione com'è allo stato attuale, indipendentemente da questo episodio, che preoccupazione desta? Sappiamo che c'è un'allerta di colore giallo per quanto riguarda la Solfatara. Sì, esattamente. I Campi Flegrei dal 2012 sono a un livello di allerta di attenzione identificato appunto dal colore giallo. I trend che continuiamo a osservare nei parametri che monitoriamo 24 ore su 24 confermano l'attuale stato di attenzione, perché continuiamo a rilevare un sollevamento che adesso si attesta intorno ai 6 mm al mese nella zona di massimo sollevamento, che è quella del rione Terra. Man mano che ci si allontana dal rione Terra, questo sollevamento diventa molto minore. Accompagnato al sollevamento abbiamo una sismicità
sismicità che ha avuto il suo massimo il 26 aprile scorso con un terremoto di magnitudo 3.3. E ancora osserviamo, cosa rilevante per noi, delle anomalie nella composizione geochimica delle fumarole sia della solfatara che di Pisciarelli che continuano a esserci. Quindi il quadro non è mutato, continuiamo ad essere in una fase di anomalia, ma questa fase di anomalia dei Campi Flegrei è circoscritta al livello di attenzione, che è il secondo dei livelli di allerta. Quindi, dottoressa, in buona sostanza, chiaramente, insomma, tutti quanti noi abbiamo non paura, ma di più dei terremoti. Il controllo continuo e costante della solfatara potrebbe in qualche modo far prevedere laddove ci fossero dei fenomeni, diciamo, più importanti e quindi mettere a punto. Sappiamo che la solfatara e quella zona c'è un piano di evacuazione addirittura a livello nazionale, proprio perché l'abbiamo detto, è uno dei vulcani più pericolosi al mondo. Questo potrebbe Con questa attenta osservazione potrebbe consentire di evitare i danni inenarrabili che ci potrebbero essere se capitasse all'improvviso? Allora, prima di tutto il monitoraggio viene fatto non solo nella solfatara, ma in tutta l'area dei Campi Flegrei, perché i Campi Flegrei sono una caldera e questo significa che un'eventuale futura eruzione si potrebbe realizzare in un punto qualunque della caldera, non necessariamente nell'area della solfatara. E questo è un primo elemento, diciamo, importante, ma anche di complicazione. Il nostro sistema di monitoraggio è esteso a tutta l'area dei Campi Flegrei, non solo alla solfatara. È un sistema di monitoraggio complesso e multiparametrico. È un sistema di monitoraggio estremamente sensibile che ci permette di rilevare anche il più piccolo respiro del vulcano. Se risalisse del magma, che poi potrebbe generare un'eventuale eruzione, noi siamo abbastanza confidenti che le nostre reti di monitoraggio riusciranno a intercettare i segnali associati a questa risalita. Ovviamente c'è sempre un punto interrogativo perché finora non abbiamo mai osservato questi segnali. Ricordo che l'ultima eruzione dell'area Flegrea, risale al 1538, quindi naturalmente, insomma, stiamo parlando di secoli in cui non esistevano le attività di monitoraggio. Eppure, prima dell'ultima eruzione del 1538, che è l'eruzione che è avvenuta a Monte Nuovo, ci fu un'evacuazione spontanea della popolazione perché i segnali divennero nel tempo, già dagli anni, qualche anno precedente all'accadimento dell'eruzione, talmente evidenti, sollevamento talmente elevati dell'ordine dei 7-8 metri e attività sismica continua che la popolazione spontaneamente evacuò. Adesso che abbiamo anche un piano per definire le attività di emergenza, ritengo che l'insieme delle attività di monitoraggio, più delle misure intraprese dalla Protezione Civile nazionale e regionale per l'attuazione del piano di emergenza, po possono essere, diciamo, un riferimento piuttosto rilevante per la messa in sicurezza della popolazione. Dottoressa, noi la ringraziamo per la sua disponibilità e soprattutto per la sua chiarezza. I nostri spettatori sicuramente avranno gradito questa diciamo, attenta analisi di quanto sta accadendo in un'area così altamente a rischio. Le chiedo di partecipare magari prossimamente a una nostra trasmissione Lente d'ingrandimento, anche se a distanza, dove magari parleremo in maniera più approfondita della solfatara e del Vesuvio che tanto preoccupano naturalmente gli abitanti e magari appunto cercare di capire cosa è cambiato anche a livello di monitoraggio rispetto al passato. Grazie, certamente sarà molto interessante partecipare con voi a questi approfondimenti. Grazie. Grazie mille, buon lavoro, arrivederci. Grazie, buona giornata. La Guardia di Finanza sequestra 17 kg di cocaina provenienti dall'Olanda. Purissima avrebbe garantito alla criminalità organizzata un guadagno di 5 milioni di euro la cocaina sequestrata dagli uomini della Guardia di Finanza di Napoli. Grazie all'ausilio delle unità cinofile, il nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle ha sequestrato 17 kg di droga a bordo di un camion intercettato in un'area di servizio sull'autostrada. I finanzieri hanno individuato e ispezionato un autoarticolato sospetto proveniente dall'Olanda, procedendo all'ispezione con l'ausilio del cane antidroga Frisbee.
I 17 kg di cocaina, divisa in 15 panetti ricoperti di plastica nera sigillati, erano occultati all'interno di una borsa nascosta in un vano laterale del rimorchio. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 20 kg di tabacco trinciato per sigarette provenienti dal Lussemburgo. L'autista è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale. La cocaina, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro. Vi ricordo che se volete interagire con la nostra redazione potete farlo sempre scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339-4628-565. Torna in aula il Consiglio regionale della Campania, presieduta dalla Presidente Rosetta D'Amelio. L'Assise ha affrontato diversi ordini del giorno, tra cui le misure di graduazione delle demolizioni giudiziali, il rendiconto della gestione del Consiglio regionale della Campania per l'esercizio 2019, il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, l'inquinamento delle acque superficiali. A margine della giornata di lavori tiene banco ancora la paradossale situazione riguardante le trivellazioni abusive a Pozzuoli. Sulla questione è intervenuto il Consiglio dei Verdi Borrelli. La situazione purtroppo è paradossale, altro che grave. Un finanziamento per studiare la geotermia diventa per una società un'autorizzazione tout court per cominciare a scavare senza alcuna autorizzazione e cacciando addirittura il personale dell'osservatorio vesuviano che aveva riscontrato delle scosse anomale, cacciarli dal cantiere. Hanno, in poche parole, secondo l'accusa per cui la procura ha aperto addirittura un'indagine, trivellato senza nessuna autorizzazione, cioè loro hanno ritenuto che aver avuto un finanziamento comportasse automaticamente aver superato conferenze di servizi, permesse, comunicazioni ai comuni. C'è il sindaco di Pozzuoli che non ha avuto nessuna comunicazione. Stiamo parlando di una vicenda che finirà sicuramente male. Intanto abbiamo ottenuto dalla regione la revoca del finanziamento e la richiesta dei soldi indietro. E in giornata è arrivato l'ok per il confronto faccia a faccia tra Stefano Caldoro e Valeria Cialambino riguardante le regioni 2020, la candidata pentastellata sottolinea. Non è che De Luca e Caldoro devono venirsi a confrontare con me, devono confrontarsi con i cittadini, con un contraddittorio e non appunto in solitaria sulle televisioni dove si può dire qualunque cosa senza venire smentiti. Io sono pronta a confrontarmi e a ribattere punto per punto a tutte le grandi bugie che si stanno raccontando ai cittadini della Campania rispetto a quello che non si è fatto in questi 5 anni e nei 5 anni precedenti. All'esterno della sede del Consiglio regionale protesta questa mattina degli OS al centro del sit-in il mancato scorrimento delle graduatorie volute dal presidente De Luca per gli OS del Cardarelli. Ci vuole lo scorrimento della graduatoria, Cardarelli, che era formato da 18.000 persone che hanno fatto la preselezione, di cui sono passati dopo 3 prove, sono passati quasi all'incirca 1.800, per essere precisi 1.796 persone, di cui attualmente ne hanno presi 700 e passa, e altri 1.000 stanno ad aspettare in graduatoria. Le elezioni regionali si dovrebbero tenere il 20 settembre in Campania, ma il centrodestra chiede uno slittamento. Radio Campagna Elettorale parla di una telefonata di Stefano Caldoro, la candidata del Movimento 5 Stelle, Valeria Cialambino, per chiederle di fare pressione sul governo al fine di rinviare la data delle elezioni regionali. De Luca va come un treno nei sondaggi, forte del suo 65% e Caldoro sa di aver bisogno di più tempo per serrare le fila della coalizione di centrodestra e provare a recuperare lo svantaggio. Le imposizioni di Salvini sulle liste pulite hanno provocato non poche perdite su Sponda Forza Italia con il passo di lato del consigliere uscente Armando Cesaro e del tradimento di Flora Beneduce coinvolta in un'inchiesta per voto di scambio e passata nel centro-sinistra. Ecco, lo spartiacque che mi ha fatto veramente decidere è stata proprio la deriva leghista che stava prendendo Forza Italia, ma ancora di più in questo periodo di Covid che ci ha visto tutti costretti a casa. Io devo dire che l'impegno del presidente De Luca è stato molto forte. Una campagna elettorale fino al momento senza sussulti. Ha provato a scuotere un po' le acque Gianluca Daniele, consigliere uscente del Partito Democratico, impegnato in un incontro nel quartiere San Lorenzo di Napoli. Per Daniele il centro-sinistra dovrà rafforzare la sua presenza soprattutto nei luoghi di lavoro. A insediare il Partito Democratico all'interno dei luoghi di lavoro. Io credo che questo, anche con la nuova gestione della segreteria di Marco Sabacino, di Nazareno, di Pasquale, diciamo, del resto della segreteria, debba essere uno sforzo che, come in qualche maniera viene anche implementato con la creazione anche di altre strutture di circolo.
in una storia, in una traccia che in questi anni è stata sempre nella storia della sinistra, cioè di rappresentare all'interno del partito il mondo del lavoro, le organizzazioni sindacali, ma anche le organizzazioni datoriali, perché è chiaro che nei luoghi di lavoro, nei circoli aziendali, c'è anche quell'opportunità di poter far confrontare posizioni differenti che non sono solo quelle dei lavoratori, ma sono anche quelle dei dirigenti. Siamo in collegamento con Antonio Volo, collega giornalista che si occupa prevalentemente della zona del Cilento, ma ovviamente non solo. Salve Antonio, grazie per essere nuovamente con noi. Ciao, grazie come sempre a voi per l'invito. Allora, noi ci siamo sentiti spesso durante il periodo del lockdown e cercavamo di capire quale fosse lo scenario di questa stagione estiva. Ora siamo nel clou della stagione estiva, un po' di gente comincia ad arrivare in tutte le località balneari. Come vanno le cose in Cilento? Ma guarda, diciamo che la stagione estiva, la stagione turistica è ormai entrata nel vivo, soprattutto nei weekend, come l'ultimo che ci siamo lasciati alle spalle. Sono tantissime le presenze sia sulle spiagge e sia lungo le strade del territorio cilentano, da Pestum fino ad arrivare al Golfo di Policastro. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista quelle che erano le preoccupazioni di qualche mese fa pian piano si stanno sgonfiando, perché effettivamente cominciano ad arrivare le persone. Ovviamente rispetto agli altri anni è un turismo più di prossimità, è un turismo mordi e fuggi, perché le persone, la maggior parte, arrivano il venerdì e vanno via la domenica, però sicuramente è un primo segnale di ripartenza. Qualche prenotazione in più comincia ad arrivare anche per il mese di agosto, quindi diciamo che pian piano a sud della provincia di Salerno, diciamo, l'economia turistica si sta rimettendo in piedi. Certamente ci vorrà del tempo per recuperare. Hanno riaperto tutte le strutture turistiche, tutti gli alberghi, tutti i ristoratori della zona? Ma guarda, sì, se non tutti, siamo nell'ordine del 90% delle attività. Ad essere penalizzato forse qualche piccola realtà, per esempio nel mio comune un bar, un piccolo bar non è riaperto, e magari insomma in altre realtà del territorio piccole, come può essere la località dove vivo io, c'è qualche altro caso di imprenditore, di piccolo commerciante che non è riuscito a rialzare la serranda. Però nella maggior parte dei casi, e soprattutto per quanto riguarda alberghi, B&B, ristoranti, stabilimenti balneari, hanno tutti riaperto a pieno regime. Come funziona sulle spiagge il distanziamento sociale, che insomma di cui tanto abbiamo parlato, è una realtà o è rimasto poi utopia e solo sulla carta? Ma guarda, dipende un po' anche dalle spiagge, questa è la prima riflessione, perché se ti muovi sul litorale di Capaccio Pessumo con spiagge molto ampie, oltre 10 km di costa, è facile rispettare le norme di distanziamento, così come se si scende verso lo spiaggione di Acciaroli, la stessa cosa, mentre ci sono altri casi dove, faccio un esempio, la spiaggia di Trentova, che è piccola, insomma la baia di Trentova, lì magari diventa più difficile gestire il distanziamento. E l'altra riflessione che voglio fare è quella legata anche alla spiaggia libera rispetto a quella privata. Paradossalmente oggi c'è un maggiore rispetto delle norme di distanziamento sulla spiaggia libera che non in quella privata. Le persone che decidono di trascorrere qualche ora sulla spiaggia senza lettini, senza ombrelloni, sono quelle che magari rispettano di più rispetto a chi invece sceglie il lido, che, voglio dire, anche per una serie di ragioni imprenditoriali e non solo, tende ad accogliere quante più persone possibile. Non a caso c'è stata una polemica nel weekend a Pollica, dove il sindaco ha scritto una lettera ai propri concittadini, agli imprenditori del territorio, dicendo di attuare una politica dei prezzi comunque giusta rispetto ai servizi offerti, perché nella sostanza molte persone hanno denunciato il fatto che i prezzi sono aumentati soprattutto sugli stabilimenti balneari con la scusa del Covid, dell'emergenza Covid, però poi magari nella realtà i servizi non erano adeguati, e quindi nella sostanza il sindaco ha detto: ok, aumentate anche i prezzi, però rispettate le norme
le norme imposte e soprattutto date i servizi adeguati. Prima di salutarci, chiaramente non posso non farti una domanda sull'ospedale di Agropoli. Insomma, tutti quanti ne volevano la riapertura, è un presidio indispensabile per una zona così vasta. L'ospedale di Agropoli in pompa magna ha riaperto con tanto di inaugurazione. Come vanno realmente le cose? Sono riaperti tutti quanti i reparti? No, diciamo che non è la prima volta che l'ospedale di Agropoli chiude e riapre in pompa magna, non sono riaperti tutti i reparti, fondamentalmente è stato riaperto il pronto soccorso H24, una serie poi di servizi laboratoriali, di radiologia, così come anche le sale operatorie, però l'ospedale di Agropoli continuerà a non accogliere i codici rossi e i codici gialli, ovviamente i casi più gravi. Infatti non a caso su questo ci sono ancora, come dire, degli strascichi di polemiche, però indubbiamente rappresenta sicuramente un punto di partenza. Adesso la mia riflessione è che la classe politica locale dovrà essere brava ad approfittare di questa situazione, di questo primo segnale che arriva anche dalla politica regionale, per poi far sì che magari l'ospedale di Agropoli possa assumere sempre più le sembianze di un ospedale vero e proprio. Assolutamente, insomma, i sindaci devono far sentire la loro voce al governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche se sappiamo, insomma, ci sono le elezioni il 20 settembre, per cui si ridiscute tutto, ma insomma devono far sentire la loro voce e far capire a chi sarà il nuovo governatore della Campania, che è un presidio fondamentale per la zona, per raccogliere un'utenza molto vasta. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro, grazie sempre per la tua disponibilità. Grazie anche a voi e buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Parla a Campano il volontariato per l'Africa. In 13 anni, dal 2007 a oggi, sull'isola di Zanzibar in Tanzania è stata promossa e finanziata la costruzione di 12 scuole per l'infanzia, per dare così a più di 1.300 bambini la possibilità di studiare e giocare. Parla Campano, la solidarietà nel continente africano, grazie all'associazione Onlus Gocce d'Amore per i Bambini dell'Africa, fondata dal napoletano Franco Vagelli, che dopo un viaggio sul posto si accorse dell'inefficacia di adozioni a distanza ed altri progetti di beneficenza avviati dalle più rinomate Onlus operanti sul continente, decidendo così di dare vita a progetti concreti e che avessero un ritorno sociale ed economico reale per il territorio. Di Salerno, Napoli e delle altre province campane, i tanti giovani ed entusiasti volontari che hanno sposato in questi anni la missione di Gocce d'Amore e che ora, finito il lockdown, si stanno preparando per tornare sul posto e dare una mano alle varie attività degli asili. È stata un'esperienza formativa sotto tutti i punti di vista e mi ha aiutato anche ad eliminare quelli che erano dei preconcetti. Tra i prossimi progetti in programma c'è il sostegno medico, che abbiamo già, diciamo, è già in essere, e un sostegno in termini di sviluppo professionale per la popolazione. Il volontario di Gocce d'Amore vede il viaggio in Africa come l'ultimo step del proprio percorso da volontario. Si parte in Italia compilando un questionario in cui si esprimono le proprie motivazioni, si racconta la propria storia. Per mettere a punto il calendario delle attività, i rappresentanti della Onlus hanno organizzato nel Sannio una 2 giorni alla quale hanno preso parte il fondatore Franco Vagelli e il presidente Giovanni Trotta. Il nostro credo è quello di impegnare tutte le nostre risorse a favore delle realtà locali. Cerchiamo di essere molto attenti alla beneficenza che riceviamo, soprattutto nello spendere il 5 per 1000, che è una delle nostre risorse maggiori, per le quali invitiamo sempre tutti i benefattori a voler adoperarsi in questo ambito e far sì che tutte le nostre risorse vengano spese in maniera attenta, oculata e totalmente devolute alle attività che riusciamo a realizzare sul posto. E siamo al calcio, il Napoli non va oltre il Pari, 2-2 in casa con il Milan. Gattuso contro Gattuso si potrebbe sintetizzare. L'allenatore del Napoli ha lasciato a Milano un pezzo di cuore, ma nonostante ciò avrebbe voluto vincere con la maglia azzurra e il suo gruppo ritrovato. Il Napoli gioca meglio, ci crede, rimonta lo svantaggio con Di Lorenzo e passa sul 2-1 con un gol di Mertens servito dal suo amico Caglion. Il Milan però pareggia sul rigore all'ultimo minuto tirato da Kessié. Così l'allenatore Gattuso. Tanti ricordi, tantissimi anni da giocatore, 2 anni incredibili, intensi da allenatore. Sì, da un bambino sempre ti fate sti colori, non è una novità, l'avete sentito già 100.000 volte.
e tanta emozione. Dopo è normale, quando l'arbitro ha fischiato è venuto fuori a rappresentare questa in Napoli, volevo vincere la partita a tutti i costi, però tanti ricordi da ieri in questi giorni fino al fischio d'inizio. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, anche oggi abbiamo sbagliato tantissime occasioni e penso che ultimamente stiamo prendendo rigore da rivedere sicuramente, primo gol potevamo fare meglio, ma il Milan ha creato poco, però alla fine ha fatto due con rigore, due tiri, due gol, penso che in questo momento dobbiamo migliorare il fatto della percentuale quando andiamo al tiro, quando creiamo e fare meglio in fase di non possesso, perché stiamo dando poche possibilità agli avversari, però ultimamente stiamo prendendo troppi gol. Ma oggi è anche la giornata della presentazione del ritiro, quest'anno causa Covid, si terrà a Castel di Sangro in conferenza stampa uno scatenato De Laurentiis. Bisogna anche mettere da parte l'entusiasmo ed essere molto razionali e corretti, per cui sicuramente il Presidente della Regione e il Sindaco di Castel di Sangro faranno di tutto per poter ospitare tutti quelli che vorranno venire, però emettendo anche delle ordinanze che tutelino la loro incolumità, la loro salute e quella ovviamente anche nostra. Quindi io credo che ci sarà poi un piano di azione che verrà comunicato a tutti quanti, per cui eviteremo quelle code per salire a Castel di Sangro che non hanno senso, perché tutti quanti sono rimasti disinformati che magari più di X persone non potevano salire ogni giorno della settimana, perché altrimenti diventa il caos e voi mi insegnate che il caos e porta disgregazione. Allora noi poi passeremo da una ottimizzazione che tutti quanti ci auguriamo e per la quale lavoreremo a una, diciamo, incoerente dimostrazione di disorganizzazione, per cui il tifoso che viene su magari si sente maltrattato, si sente disatteso. Certo che se vengono su tutti quanti in una volta non potremo dar conto e tutelare tutti quanti. Presidente, lei ovviamente sarà lì come a Di Maro, quartier generale. Io ho il vantaggio che da Roma ci vuole un'ora e mezza, da Napoli altrettanto, quindi ovunque io mi troverò posso anche arrivare la mattina e ripartirmene il pomeriggio, quindi sarò molto presente. Presente naturalmente anche il sindaco di Castel di Sangro, ascoltiamolo. Io penso questo, guardate, un ritiro deve essere veramente la carica di un campionato. Quindi l'interesse generale è che questa carica sia data nel miglior modo possibile e credo siano le condizioni per darla nel miglior modo possibile nella storia di questa squadra di calcio, insomma, che abbiamo tutti nel cuore. Quindi la vicinanza, tutto quello che potrà darsi, anche la vostra vicinanza, diciamo la capacità anche di argomentare bene, insomma, nella discussione delle attività precampionato, potrebbero dar luogo veramente a una simbiosi straordinaria. Sono sicuramente numeri straordinari, numeri a cui normalmente non siamo abituati. Io ricordo soltanto Inter Castel di Sangro, quello stadio ospitò 12.500 spettatori, signor Presidente. E per la verità, insomma, ti potevi allungare sull'asfalto, non c'era nessuno in giro, quindi si raccolse di tutto. E quindi, insomma, davvero grande entusiasmo. Presentato il libro di Massimiliano Gaudino, Il Grillo Narrante. Piano piano la città di Napoli prova a reagire al lockdown. Il mondo della cultura soprattutto sta provando a riprendersi i suoi spazi. In attesa che le librerie e i salotti letterari possano ritornare a ospitare eventi come prima, lo scrittore Massimiliano Gaudino ha scelto una nota trattoria del quartiere Poggio Reale per presentare la sua opera prima. Il Grillo Narrante, una raccolta di racconti, pensieri e poesie sulla vericura, sull'intimità, sul legame profondo che unisce le persone le une alle altre. È stato presentato da Alfredo nel corso di una serata evento organizzata da Imma Capasso, in cui la cultura si è legata alla tipica gastronomia napoletana.
Il libro di Gaudino, edito da Albatros, è un viaggio in cui ciascuno di noi può ritrovarsi, seguendo la coscienza, ovvero il grillo, in un percorso di autoanalisi e liberazione. Uno scritto che è anche romanzo dell'inconscio. In un'atmosfera familiare e colorata, il racconto di alcuni capitoli e poesie tratte dal libro e interpretati dagli attori Emanuele Guarino e Cristina Messere, accompagnati dal violino di Svetanka Asatrian. Gaudino, psicologo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, si racconta così. Mi piaceva questa idea che attraverso uno psicoterapeuta venisse a canare un po' questa figura professionale che è ancora vista, no, con diffidenza, vedere anche un po' i lati di ognuno di noi, che spesso non sono poi celati, no? Sono ancora nascosti e repressi. Quindi per me, da un lato, è stato un regalo che ho voluto fare alle persone che mi seguono da sempre e che sono presenti anche stasera. Prosegue con successo il Napoli Teatro Festival, tanti gli appuntamenti in calendario. La vegliata nera, 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 tu malera tagliata, montero pazzecchio. Prosegue la rassegna musicale 7 gradi nell'ambito del Napoli Teatro Festival 2020 a cura di Massimiliano Sacchi. Sul palco del cortile delle carrozze di Palazzo Reale, il teatro canzone delle Ebanesis, il duo vocale femminile che fonde timbri, divertimento e narrazione. Serena Pisa e Viviana Cangiano hanno conquistato rapidamente l'attenzione del pubblico, prima grazie alla diffusione via web delle proprie interpretazioni e poi attraverso i concerti che hanno portato il duo fino in Russia e negli Emirati Arabi. Siamo entrambe attrici, anzi forse partiamo più come attrici e poi successivamente come cantanti, e quindi credo che ce lo mettiamo a modo nostro, sì, ma a modo molto nostro, sì. Il nostro modo di fare teatro, almeno in questo caso dove siamo un po' anarchiche, siamo un po' autodirette, siamo un po' nel nostro, come dire, un po' come nella nostra stanzetta dei giochi, diciamo, a volte, però con il pubblico che è lì presente e non è affatto escluso come da dietro una quarta parete, ma è lì con noi. Esatto. Al Giardino Romantico di Palazzo Reale invece il collettivo Lunazione ha portato sul palco il Colloquio, spettacolo vincitore del premio Scenario Periferie del 2019, progettato e diretto da Edoardo Di Pietro. Gli attori Renato Bisogna, Alessandro Enrico e Marco Montecatino vestono i panni di tre donne che attendono in coda di incontrare i propri affetti al carcere di Poggio Reale. La reclusione dei condannati si riflette all'esterno e su queste donne, per cui spiega la compagnia, la detenzione è una fatalità vicina come la morte che deturpa l'animo di chi resta. Vive un percorso di ricerca, documentazione e interviste con alcune di queste donne, e quindi abbiamo tratto dei materiali, della documentazione direttamente da esperienze di vita che sono state illuminanti e molto molto toccanti, e ci hanno spronato ad approfondire questo argomento che ci pare di assoluta importanza, poiché si ispira alla dinamica, alla procedura di accesso ai colloqui settimanali a Poggio Reale, che fino a qualche tempo fa, oggi non più fortunatamente, però fino a qualche tempo fa costringeva a delle file estenuanti all'addiaccio per poter accedere appunto al colloquio con i propri cari. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti una piacevole serata. Come fare a combattere l'epidemia? Conoscendola meglio. È iniziata l'indagine sierologica che darà risposte più precise sul nuovo coronavirus. Se fai parte del campione selezionato dall'ISTAT, sarai contattato dalla Croce Rossa Italiana. Basta un semplice prelievo di sangue per verificare se hai sviluppato gli anticorpi e fornire a medici e ricercatori nuove informazioni sull'epidemia per sconfiggerla prima. Italia, insieme, possiamo.